Buongiorno e benvenuti a un altro video di Vieni a vivere all'estero. Oggi sono qui in una zona dove ci sono un po' di montagne, ci sono un bel po' di foreste e vorrei farvi vedere un pochino da questa vista la montagna che c'è qui dietro. Quindi esco un attimo dall'immagine e vediamo che qui dietro c'è una montagna. Ecco, questa montagna è alta circa 1200 metri. L'avete vista? Sì, benissimo. E le montagne d'Irlanda sono un pochino diverse per forma dalle montagne alpine. Le montagne alpine sono un pochino più aguzze, sono montagne più giovani geologicamente parlando. Non che io ne capisca di geologia, ma me l'hanno spiegato, perché dicevo, le prime volte che le guardavo le montagne irlandesi, io dicevo, ma non mi sembrano molto interessanti, mi sembrano delle collinone perché sono molto arrotondate. E mi hanno spiegato appunto che sono più arrotondate rispetto alle montagne italiane perché sono più slavate dalla pioggia e dagli agenti atmosferici. Quindi invece le Alpi sono più appuntite perché sono più giovani, non sono state ancora consumate dagli agenti atmosferici. Quindi qui per le montagne si parla di altezze massime, mi sembra proprio che 1200 metri dovrebbe essere il massimo, quindi chiaramente non abbiamo i 4000 metri che possiamo avere in Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, però è un'esperienza diversa, è un ambiente diverso, molto verdeggiante, molto ventoso spesso sulla cima di queste montagne e spesso molto bagnato perché piovendo spesso il terreno si impregna, non ce la fa nemmeno ad assorbire tutta l'acqua e quindi bisogna essere sicuri che si abbiano degli scarponi idrorepellenti. Quindi questo è un pochino il primo video fatto in uno di questi ambienti, spero che vi abbia dato un'idea di quella che potrebbe essere il paesaggio nel mondo delle montagne irlandesi e ci vediamo in uno dei prossimi. A presto, ciao!